mi hanno chiesto di fare delle fioriere. Questo è il risultato. All'interno ho passato questa vernice che protegge il legno dall'umidità, dalla terra bagnata e logicamente dall'acqua quando innaffieremo i nostri fiori. Ma andiamo a vedere come l'ho fatto e sigla! Quindi dopo averle tagliate vado a usare questa colla. Come vedete è idroresistente. Le tavole sono delle semplici perline che si trovano in tutti i negozi di hobbistica. La colla ha tirato, l'abbiamo rifilati e adesso dalla parte interna io mi vado a prendere 5 centimetri. Mi tiro una linea e poi lo copro con il nastro carta. Come vedete io l'ho fatto anche senza tirare la riga, poi per una maggiore precisione me la tirate. E adesso procediamo con la prima mano dell'impermeabilizzante. Mi raccomando, usate i guanti e la mascherina, perché le esalazioni è petrolio, petrolio proprio puzza, insomma. Ed eccoci qua. La vernice bituminosa ha tirato. Passiamo alla prima levigatura esterna. Come
dopo la prima levigatura andiamo a passare la prima mano di questo. Abbiamo tolto il nastro carta e adesso passiamo l'impregnante. Punta da 2,5 e andiamo a fare i fori sui supporti che vanno messi agli angoli. Ecco, adesso facciamo qualche preforo e lo fissiamo. Fatte le misure, andiamo a tracciarci la forma del tacchetto. Fatti i fori, passiamo a metterci un po' di colla. E adesso mettiamo i tacchetti. Ok, adesso ci mettiamo sopra un bel peso, ecco qua. Okay. E adesso aspettiamo che tira la colla.
quello è lì giù. E questo è il risultato finale. E anche questo video è arrivato alla fine. Come sempre, lascia un commento, iscriviti al canale, condividi il video se ti è piaciuto e alla prossima. Dai, regà, viva l'Italia!